Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. E dove io vado, voi conoscete la via. Gli dice Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscerne la via? Gli dice Gesù: Io sono la via, e la verità, e la vita. Nessuno va al Padre se non attraverso di me. Se voi mi aveste conosciuto, anche il mio Padre conoscereste, e fin d'ora voi lo conoscete e l'avete visto. Gli dice Filippo: Mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù: Da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me fa le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Almeno credete a causa delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli farà le opere che io faccio, e ne farà anche di più grandi, perché io vado al Padre. E quanto chiederete nel mio nome, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, affinché sia sempre con voi. Lo Spirito di verità, che il mondo non può accogliere, perché non lo vede né lo conosce.